Presente anche Enrico Parente, presidente del Consorzio Unico di Bacino, nonché sindaco di Mazzanese. Buonasera. Allora, abbiamo notato, innanzitutto ti facciamo i complimenti a credo che si riferissero più a una questione di tipo locale. D'altro canto, le contestazioni fatte in modo che danno di educato servono affinché le comunità crescano, che non ci deve essere proprio attività. Anche la contestazione deve essere accettata e deve essere estrapolata la parte sana. Però il messaggio che voglio mandare è appunto ai cittadini da settare, perché la raccolta differenziata è molto difficile, perché la raccolta differenziata oltre che a quella ordinata si guadagna quella famosa dignità di cui parlavo prima, nelle fasi critiche delle emergenze. L'abbiamo un attimo ancora, però credo su tutti quanti i nuovi amministratori che vogliono politico che si sia cittadini si possa veramente voltare pagina e andare avanti su una giusta differenziata e quindi con un guadagno sia di immagine sia di denaro per la cittadinanza stessa. Perché se è vero come è vero che quelli della mia età ormai appartengono, non devono adesso la voce, è altrettanto vero che bisogna partire da quando si fa la scuola per far capire ai giovani come si differenzia e come si può vivere in una società civile senza contestazioni e senza eccessive danni. Per questo si cominciano le scuole. Vuoi che sia la scuola elementare, vuoi che sia la scuola media. Pensate che abbiamo potuto constatare nel corso di questi anni, circa 10 anni, presente il consorzio, tutto l'anno 2009, abbiamo potuto constatare che proprio influendo sui giovani sono loro stessi che insegnano ai genitori, papà e mamma, come si esegue la raccolta differenziata. Questa è una cosa positiva, diciamo, perché loro sono una cosa. Una cosa molto buona. E se noi da qui apparecchiamo non ci saremo più, per loro invece sarà, dovrebbe